Un saluto da Ivan Paparelle, ben ritrovati sul canale YouTube di Cellulare Magazine. Huawei Ascend P7, il nuovo top di gamma del produttore cinese. Un telefono che punta senza mezze misure ad andare a contrastare gli altri colossi della telefonia. Lo fa puntando su un rapporto qualità-prezzo che a mio giudizio è davvero eccezionale e anche con delle soluzioni anche dal punto di vista tecnico che vanno a percorrere delle strade alternative. Andiamo a vedere quali sono le sue caratteristiche di base e quindi ad approfondirne la conoscenza. Un display che è cresciuto rispetto al P6 fino a 5 pollici diagonali, un pannello IPS LCD con risoluzione Full HD 1080x1920 punti, un display che è semplicemente bellissimo, ottima la riproduzione dei colori, davvero realistiche le immagini, davvero un bel display. Nella parte superiore abbiamo una foto videocamera con 5 megapixel di risoluzione, quindi ottima per gli autoscatti. Oltretutto poi vi faccio vedere magari anche da menu, Huawei ha pensato anche di migliorare proprio le soluzioni per fare i cosiddetti selfie, aumentando, permettendoci di aumentare al massimo la luminosità del display proprio quando facciamo degli autoscatti, come se ci fosse una sorta di fonte di illuminazione diretta davanti al nostro volto. Sensore di prossimità e di luminosità, una LED per le notifiche. Capsula auricolare con buone prestazioni per quanto riguarda la qualità della fonia, sia la capsula auricolare che l'altoparlante di sistema, secondo me avrebbero bisogno di un filino di volume in più, leggermente più alti. Mi sembrano entrambi validi proprio come qualità acustica, ma per essere davvero eccellenti un po' più di volume sarebbe davvero necessario. Parte inferiore, abbiamo tre tasti di dialogo con il sistema operativo, che vi ricordo è Android in versione 4.4.2, quindi sostanzialmente l'ultima disponibile sul mercato. Tasto di ritorno, tasto e attivazione del multitasking qui sulla destra. Spostiamoci sul lato sinistro del telefono, intanto possiamo apprezzare uno spessore ridottissimo, 6,5 mm, fanno bella mostra queste finiture in metallo, un telefono completamente costruito con una scocca metallica e vetro sia sulla parte anteriore che su quella posteriore. Oltretutto c'è anche una particolare texture qui sulla zona posteriore del vetro che rende davvero particolarmente elegante e piacevole questo telefono. Dicevo, spostiamoci sul profilo di destra dove abbiamo il bilanciere per il controllo del volume, una funzione interessante che è delegata, anzi ve la faccio vedere subito, al bilanciere è quella di poter utilizzare come tasto di scatto della fotocamera in maniera immediata. Mettiamo qualcosa qui da fotografare qua sotto. Se noi dovessimo all'improvviso estrarre il telefono dalla tasca e dover fare una foto davvero in tempi ridottissimi, per esempio a un bambino che ci sta scappando via e vogliamo fotografare, basterà prendere il telefono e premere due volte con rapida sequenza il tasto di controllo del volume. Ora, come avete potuto vedere, l'immagine non è venuta perfettamente a fuoco in questo caso, anche perché il soggetto era particolarmente vicino, però è una di quelle soluzioni davvero che ci pone al riparo quando in certi momenti vogliamo fare delle foto pur di non perdere una scena. Si può anche essere chiaramente disposti anche magari a rinunciare alla perfezione dell'inquadratura, anche magari della messa a fuoco. Pulsante di accensione, un pulsante molto ben stilizzato. Abbiamo qui due slot che vanno ad accogliere la micro SIM e la micro SD. Su alcuni mercati, su quello italiano, credo che non arriverà, anche se non ne sono del tutto certo. Il secondo slot, quello che ospita normalmente la micro SD, ha una conformazione particolare che permette anche di accogliere in maniera alternativa anche una seconda SIM. Quindi su alcuni mercati potrà diventare un dual SIM. Purtroppo in quel caso dovremo rinunciare all'espansione di memoria. Parte inferiore, ingresso micro USB che ospita anche alla funzione host, quindi possiamo utilizzare per esempio delle chiavette o comunque delle altre periferiche, il microfono principale. Il profilo sinistro invece è completamente sgombro, sulla parte superiore un secondo microfono per soppressione dei rumori ambientali e ingresso cuffie a 3,5 mm. Spostiamoci allora sul cover posteriore, dicevo di questa particolare finitura particolarmente piacevole. Altoparlante di sistema, vi ho già descritto prima le prestazioni. Sotto al cover abbiamo una batteria da 2500 mAh, una batteria che secondo me ha il pregio di riuscire a essere contenuta in un corpo telefonico particolarmente sottile. Vi devo dire la verità che abbiamo usato il telefono due persone diverse nel corso di queste ultime 3-4 settimane che ci è stato consegnato. Personalmente io nelle giornate di uso davvero molto importante ho fatto una certa fatica ad arrivare oltre la metà del pomeriggio, minuti
utilizzo particolarmente intenso. Direi che probabilmente con un utilizzo un po' più moderato si riesce ad arrivare a sera, ma certamente le prestazioni non sono eccezionali, direi che siamo un po' nella media degli smartphone. Fotocamera, 13 megapixel di risoluzione, un sensore che è dichiaratamente di provenienza Sony, autofocus, flash LED, Full HD per quanto riguarda i video. Poi andiamo a vedere anche qualche scatto di riferimento. Parliamo di hardware. Huawei utilizza su questo P7 un processore autoprodotto, il Kirin 910T, un processore quad core con clock da 1,8 GHz, 2 GB per quanto riguarda la memoria RAM, una GPU Mali 450 per la parte grafica, 16 GB di memoria integrati, ne abbiamo disponibili poco più di 11 all'accensione, ma come dicevo possiamo espandere anche con schede micro SD la memoria. Interessante anche il fatto di poter contare sulla connettività LTE, quindi 50 megabit in upload e fino a 150 megabit in download. Presenti anche il Wi-Fi, il Bluetooth, GPS e anche il chip NFC, quindi davvero completo sotto tutti i punti di vista. Vi dicevo prima che il sistema operativo è Android in versione 4.4.2, su cui lavora l'interfaccia utente di Huawei, la Emotion UI in versione 2.3 in questo caso. Un'interfaccia che si distingue al solito per la mancanza del pulsante di accesso alle applicazioni, i cui collegamenti sono sistemati direttamente sulle prime pagine della schermata. Possiamo naturalmente arricchire l'interfaccia con widget, con altri collegamenti, ma ha questa particolare caratteristica. Una delle davvero delle funzioni più peculiari di questa interfaccia è quella, tramite questa voce che si chiama temi, quella di poter essere completamente personalizzata anche nell'impatto grafico, non solo nel colore ma addirittura nella forma delle icone, che possono cambiare completamente. Abbiamo già caricate sul telefono nel paragrafo locale molti temi, possiamo entrare anche nel paragrafo online, dove ci comparirà l'anteprima di alcuni temi che possiamo liberamente scaricare. A me piace molto questo tema, che uso anche su un altro mio Huawei personale, Black God, l'ho preinstallato con questo sfondo nero che trovo particolarmente piacevole. Una funzione che, dicevo, rende questo telefono particolarmente riconoscibile proprio con un prodotto Huawei che ha questa forte caratterizzazione. Andiamo a vedere la parte telefonica. Abbiamo un tastierino dotato di ricerca intelligente dei contatti, davvero molto ben funzionante questo tipo di settaggio, cioè la ricerca dei contatti è davvero molto efficace. La parte telefonica, vi dicevo prima, è piuttosto buona, la qualità della fonia in un volume leggermente più alto secondo me non avrebbe guastato. Direi che mi è sembrato interessante anche la capacità di questo apparato di lavorare il dialogo con la rete, mi sembra particolarmente efficiente. Lanciamo allora una telefonata e attiviamo il viva voce. Benvenuto nel 414 di Vodafone. Qui può sapere il suo credito e controllare i contatori delle sue promozioni. Se ha uno smartphone, per tenere sotto controllo la spesa, scarichi l'app gratuita My Vodafone. Allora, come avete potuto sentire, l'audio mi appare piuttosto pulito, si sente senza problemi. Certamente la collocazione dell'altoparlante qui su una superficie piatta non aiuta quando il telefono viene poggiato proprio su un tavolo o su una superficie piatta. Inoltre, come vi dicevo, forse un volume leggermente più alto non avrebbe guastato. Ho provato ad usarlo per 2 giorni e mezzo, quasi 3, in macchina, anche in qualche viaggio in autostrada. Direi che oltre un certo livello si fa un po' fatica ad utilizzare anche il viva voce. Permettetemi un attimo di silenziare qui il mio telefono, così non ci disturba più, e andiamo avanti con la prova del P7. Andiamo a vedere alcune delle altre caratteristiche che troviamo preinstallate su questo telefono. Abbiamo questa funzione che si chiama specchio, che sostanzialmente, utilizzando la fotocamera frontale, ci permette di inquadrarci proprio per vedere se siamo in ordine, magari una funzione più utile per le signore. Lente di ingrandimento, al contrario, invece permette di enfatizzare l'utilizzo della fotocamera normale proprio per ingrandire dei particolari. Abbiamo poi
gestione telefono, una funzione anch'essa carina che permette di fare una sorta di proprio di ricognizione sul nostro P7 per migliorare le prestazioni, per andare per esempio a pulire dei file temporanei che non servono più, per abilitare il risparmio energetico, insomma una serie di funzioni che permettono di ottimizzare proprio il funzionamento del P7. Carina questa funzione che si chiama filtro molesti e che ci permette di filtrare le chiamate entranti, i messaggi che devono entrare, oppure di richiedere al telefono di non squillare in determinati orari, ma anche una funzione opportuna che troviamo sempre in questo menu. Per esempio, se noi abilitiamo il telefono e veniamo chiamati per due volte in un lasso di tempo inferiore ai 3 minuti di tempo, la prima chiamata non verrà notificata dal telefono, cioè il telefono non squillerà e non vibrerà. Se invece noi chiediamo al telefono di avvisarci nella seconda chiamata, allora il telefono in quel caso squillerà, perché si presuppone che una seconda chiamata con un intervallo di tempo così ridotto possa essere particolarmente urgente, quindi riteniamo utile che ci venga notificata. Abbiamo una serie appunto poi di altre funzioni da poter personalizzare. Entriamo nel menu delle impostazioni per vedere qualche altra caratteristica. Abbiamo la possibilità di entrare nell'area notifiche, quindi nella nostra tendina, e possiamo personalizzare un po' questo pannello. Tra le cose interessanti che troviamo su questo pannello cito due cose che mi piacciono particolarmente: l'acquisizione della schermata, quindi lo screenshot, ci basterà premere su questo pulsante ed ecco che il telefono ha eseguito uno scatto proprio della pagina che stavamo osservando. Torniamo sempre nell'area delle notifiche, abbiamo anche questa voce che si chiama pulsante sospendi, forse non perfettamente tradotto, che fa comparire sulla home page questo cursore. Ci basterà premerlo per far comparire questo elemento circolare dove possiamo trovare dei lanci rapidi, delle applicazioni molto rapide da poter utilizzare in maniera estremamente veloce. Torniamo sempre nelle impostazioni. Interessante questa voce che si chiama controllo del movimento, che ci permette di utilizzare il sensore di movimento del telefono. Ad esempio, possiamo semplicemente rispondere al telefono solo sollevandolo dal tavolo e portandolo all'orecchio. Il telefono risponderà direttamente senza dover muovere il cursore per la risposta, oppure di girarlo per far smettere il suono. Insomma, una serie di funzioni carine che meritano anche di essere approfondite. Interessante anche la presenza della modalità guanti, quindi possiamo utilizzare il telefono anche con i guanti, viene aumentata la sensibilità del pannello, permettendo appunto di utilizzarci soprattutto nelle stagioni invernali, certamente non in questa, anche l'utilizzo con i guanti. Entrando nelle info del telefono possiamo trovare tutte le caratteristiche di cui vi parlavo prima: la versione della CPU, la quantitativo di RAM, la memoria, la risoluzione del display e, come vi dicevo, anche la versione della Emotion UI. Volevo farvi anche vedere un'altra cosa. Direi che è un dettaglio. Credo che chi ha visto anche altre recensioni o che si è imbattuto in qualche discussione sul forum si sia accorto, adesso dovrei trovare subito, eccolo qui, il risparmio energetico. C'è una diciamo una sorta di bug che è stato segnalato da alcuni utenti, che è quello che questo P7, quando è in modalità sleep, quindi quando è col display spento, tende a non notificare gli avvenimenti. Banalmente qualcuno ci invia un WhatsApp e il telefono non lo notifica fino a quando noi non lo risvegliamo, idem per le mail e per altre situazioni. Allora, vi devo dire che nell'utilizzo che abbiamo fatto di queste settimane di questo P7, nella fase iniziale è capitato anche a noi questo tipo di problema. L'altra sera abbiamo voluto approfondire la questione. Ringrazio anche il mio amico Roberto che mi ha segnalato un certo tipo di procedimento da poter sviluppare. E mi pare che ciò che sto per descrivervi possa rappresentare una soluzione definitiva al problema. Tra le altre cose vi dico che questo P7 è un P7 di quelli destinati alla stampa. Ho avuto notizia proprio ieri sera che su quelli in commercio è già arrivato un nuovo aggiornamento da circa 196 mega, che forse va anche a cambiare qualcosa. Comunque, per chi avesse ravvisato questo tipo di problematico, cioè della mancata notifica di alcuni avvenimenti, io ho provato a fare questa operazione. Dopo aver installato il telefono da zero,
ho messo il risparmio energetico in modalità normale. E cosa importante, bisogna andare in questo sottomenu che si chiama applicazioni protette e attivare con la flag alcune applicazioni che non devono essere messe in sleep dal telefono quando noi lo mettiamo in standby. Ora, al 99% troverete già flaggate quasi tutte le principali applicazioni. Dopo aver installato WhatsApp, per esempio, che è un po' il programma che più risente forse di questa problematica, troverete flaggato anche lui. C'è una cosa che però credo bisogna fare. Questo menu va aperto e la sensazione che abbiamo è che dopo l'apertura è come se recepisse una conferma di dover funzionare, quindi non c'è un tasto di conferma di quello che abbiamo fatto. Ritengo che però, uscendo da questo menu, questo sottomenu venga attivato. Ora provo a fare una prova in diretta con voi di quello che vi sto dicendo, vediamo se ci aiuta o no il cosiddetto bello della diretta. Mettiamo un istante il nostro P7 in modalità sleep. Lo lasciamo lì qualche istante, mi date il tempo di aprire il mio WhatsApp ed inviare un messaggio di prova. Facciamo prova 5, via, e mandiamo il nostro WhatsApp. Ora me lo dà partito. Eccolo qui, è arrivato, come avete visto, in un tempo abbastanza normale, che non è altro che il tempo della rete. Il WhatsApp è stato correttamente notificato. Ora probabilmente qualcuno mi dirà: sì, noi abbiamo già fatto delle prove, sembra che duri un giorno, due giorni, poi la cosa smette di funzionare. Io vi dico che in realtà abbiamo fatto dei tentativi con due unità e ci sembra che questa funzione riesca a rendere normale proprio la gestione di questa cosa. Vi faccio vedere, giusto per curiosità, solo negli ultimi tre giorni quanti messaggi di prova siano stati mandati. Vi garantisco che sono stati mandati tutti dopo periodi di inattività di circa mezz'ora del telefono, proprio per dargli la possibilità di andare proprio in uno sleep vero e proprio. La sensazione che abbiamo è che questo settaggio possa essere risolutivo. Vi confermo tuttavia che in una prima fase abbiamo avuto anche noi questo tipo di difficoltà, cioè della mancanza di alcune notifiche, perché quando installerete la prima volta il telefono, il risparmio energetico verrà settato di default sulla funzione intelligente. Quindi, se avete questo problema, provate a fare quello che vi sto dicendo, perché ritengo che la cosa potrebbe essere risolutiva. Provo ad accelerare un attimo perché siamo già oltre i 17 minuti. Vi faccio vedere AnTuTu Benchmark. Anche qui solita conferma dei dati di cui vi parlavo, 25.409 punti. Allora, il P7 all'inizio vi parlavo del fatto che ha alcune scelte un po' diciamo alternative rispetto agli altri top di gamma. Un processore diverso, non utilizza il classico Snapdragon nell'800 nell'801, un processore autoprodotto che tuttavia risulta essere straordinariamente brillante, cioè il P7 si muove, a mio giudizio, senza nessun tipo di problema. È chiaro una cosa, che essendo un processore proprietario potrebbe, rispetto ad altre unità, magari ricevere in maniera più lunga alcuni aggiornamenti, alcuni driver essere leggermente meno ottimizzati, ma direi che nell'utilizzo quotidiano io non ho mai ravvisato nessun vero tipo di problema, anzi un telefono particolarmente soddisfacente da utilizzare. Proviamo anche a lanciare Subway Surfers per vedere come si comporta nell'utilizzo di questo gioco che usiamo sempre durante i nostri test. Lasciamogli il tempo di caricare. Direi che anche questa immagine dà ragione a una particolare bellezza del display. Alziamo un istante anche il volume e partiamo. Ok, fermiamoci qua e andiamo. Poveretto, mi dispiace ogni tanto, alla fine che vi faccio fare. Allora, avete potuto vedere
da voi che il gioco viene gestito senza nessun problema. È un gioco, ho detto molte altre volte, che è molto diffuso soprattutto tra i giovani, non è pesantissimo ma neanche leggerissimo, direi che fa un po' una media tra alcuni dei giochi che sono davvero particolarmente esagerati da gestire. Mi sembra che comunque possa rappresentare un buon riferimento e si comporta davvero molto bene. Entriamo in nella navigazione internet. Carico direttamente la nostra home page. Intanto vi segnalo che il telefono ha di default sia il browser stock che il browser Chrome. Con questa release del sistema operativo, con questa distribuzione, non c'è partita. Chrome risulta nettamente più rapido nel caricare i contenuti, molto efficace, presente al solito la modalità desktop mode. Direi che se volete una navigazione molto fluida, davvero efficace, su questo P7 c'è assolutamente da scegliere in prima battuta Chrome rispetto al browser stock. Davvero è molto soddisfacente in questo caso la navigazione, molto davvero molto piacevole. Come potete vedere, veloce nel caricare la pagina. Ho detto molte volte, il sito di Cellulare Magazine non è certamente uno dei più leggeri, molto carico di banner, di animazioni, quindi davvero mette abbastanza in difficoltà tutti i browser. Entriamo un istante nella fotocamera, perdonatemi se accelero ma siamo già oltre i 20 minuti e non vi voglio davvero annoiare. Proviamo a fare uno scatto a questo punto, quello che abbiamo fatto prima, però con delle tempistiche più normali. Facciamo la messa a fuoco ed ecco lo scatto normale. Come potete vedere, tempi di scatto assolutamente veloci, anche la messa a fuoco mi pare davvero particolarmente efficace. Entriamo un istante nella galleria per vedere qualche dettaglio. Questa è l'immagine di riferimento che utilizzo sempre. Allora, la fotocamera secondo me merita di essere valutata da due punti di vista, ne abbiamo discusso anche abbastanza in redazione sul lavoro di questa unità. Io credo che lavori particolarmente bene nell'interpretare la scena, in una corretta saturazione di colori. La lente è f2.0, quindi risulta essere particolarmente luminosa, davvero molto efficace anche in situazioni di scarsa luminosità. Tuttavia ci pare che il file JPEG che viene generato dalla macchina fotografica sia forse eccessivamente compresso. Questo crea qualche artefatto di troppo, davvero qualche un po' di rumore digitale, non solo nelle zone scure ma proprio nei dettagli. Io credo che magari un aggiornamento software con una calibrazione, soprattutto quando si sceglie la modalità fine del file, sarebbe più opportuno proprio per renderlo più ricco di dettagli. Vediamo il video in Full HD. Ecco, lo zoom digitale tende un po' a deteriorare l'immagine, come vedete c'è anche qualche leggera scattosità in questo caso. In altri momenti invece direi che nelle altre situazioni il file risulta particolarmente fluido, davvero non c'è problema. Ecco, anche questa immagine, per quanto sia un'immagine un po' strana, è un'immagine che ho voluto fare proprio di prova con un fortissimo controluce. Come potete vedere ci sono le alte luci completamente bruciate, non si riesce davvero a scorgere i dettagli. Tuttavia tutte le altre parti sono state correttamente identificate, quindi mi sembra che se la cavi abbastanza bene anche in quei contesti. Dicevo anche, Huawei ha lavorato particolarmente sulla fotocamera frontale con una sorta di neologismo che ha chiamato gruppi la possibilità di fare delle immagini panoramiche anche con la fotocamera frontale, quindi la possibilità di fare degli autoscatti più ampi per prendere anche più soggetti nello stesso fotogramma. Da qui entriamo naturalmente in tutti i vari settaggi della fotocamera, il tracking, l'acquisizione al sorriso, insomma tutte quelle varie funzioni. Abbiamo lo scatto in raffica, direi che scatta circa 5-6 fotogrammi al secondo, quindi anche una buona velocità di scatto. Abbiamo qui le dimensioni delle foto, che sono in 4 terzi a 13 megapixel, scendono invece a 10 megapixel in 16 noni. Si può lavorare poi su tutti gli altri settaggi, sull'ISO, sul bilanciamento del bianco, anche sul video abbiamo diverse altre opportunità, tra le quali anche la stabilizzazione software dell'immagine. Poi abbiamo
dei settaggi comuni che riguardano per esempio l'attivazione del geotag, quindi della localizzazione dell'immagine. Bene, io direi che possiamo fermarci qui a questo punto per la prova di questo P7 e vediamo di fare un riassunto, una sorta di pagella conclusiva. Prima di iniziare questa prova ho volutamente, anche anzi ve lo faccio vedere perché credo che sia davvero opportuno, il direttore delle testate Massimo Morandi ha scritto nel suo pezzo: Huawei lancia la sfida a Samsung ed Apple, i due maggiori produttori di smartphone al mondo. Io credo che questo pezzo che ha scritto, questo trafiletto, sia davvero un'anticipazione di futuro. Oggi mi capita spesso di parlare con persone che mi chiedono qualche parere di questo marchio. Io credo che dietro Huawei in questo momento ci sia un po' quell'atteggiamento del nuovo arrivato, di un marchio con una provenienza, la Cina, che in un modo o nell'altro fa sempre discutere tutti noi. Trovo che il prodotto sia estremamente valido, ha un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale. È vero, su questo P7 manca lo Snapdragon e forse manca qualche orpello che possiamo vedere su qualche altro telefono, ma davvero non ci sono 300 euro di differenza rispetto agli altri top di gamma. È davvero un telefono molto prestante, io lo trovo bellissimo esteticamente, lo preferisco nero sinceramente, però lo trovo davvero molto equilibrato nel disegno, bordi abbastanza sottili, quindi un buon rapporto, un buon equilibrio tra le dimensioni complessive del display e quelle del telefono. Ottimi materiali, davvero molto ben assemblati, un profilo sottilissimo, poco oltre 120 grammi di peso, davvero un telefono che si porta in giro senza problemi, un bel display, direi una buona fotocamera che lavora piuttosto bene. Quali sono le cose che invece ci sono, o almeno che mi sono piaciute un pochino meno? Avrei voluto un filo in più di volume sia dalla capsula auricolare che dall'altoparlante di sistema. Chi segue le mie recensioni sa che sono particolarmente attento alle dimensioni del display. Vero è che il 5 pollici è un po' il taglio che oggi equipaggia quasi tutti i top di gamma, ma un display ancora leggermente più grande l'avrei anche gradito. Personalmente direi che metto tra una sufficienza scarsa, una sufficienza tirata, il discorso della batteria. Nelle giornate di lavoro molto molto impegnativo è uno di quei telefoni che fa fatica davvero a portarci al termine della giornata, quindi fate un po' una media tra questo tipo di utilizzi. Bene, mi fermo qui per la prova di Huawei Ascend P7, vi rimando ai prossimi video. Un saluto da Ivan.